Ciao a tutti, allora oggi voglio fare un video un po' particolare che mi è venuto in mente guardando un vecchio video di Barbie Xanax in cui mostrava la sua collezione di trucchi scaduti, praticamente di vecchie palette, vecchi rossetti che secondo me abbiamo un po' tutti nella nostra makeup collection. Abbiamo tutti quei trucchi magari legati, che ne so, all'adolescenza, comunque i nostri primi trucchi che non riusciamo proprio a buttare. E io praticamente ho questo contenitore qui, che tra l'altro è anche carino, rosa, trasparente, con tutta questa struttura di metallo, che io essenzialmente utilizzo come, diciamo, appoggio per i portarossetti MAC, perché così almeno ce l'ho comunque sempre lì, li vedo, li ce l'ho a portata di mano. Ed è pieno di tante belle, secondo me, sorprese, perché ci sono trucchi che io non voglio esagerare, ma avranno quasi 20 anni e veramente non esagero. E siccome è diviso in due parti, perché comunque una certa, diciamo, sistemazione ho cercato di dargliela, dividendo il reparto occhi dal reparto labbra. Avevo fatto anche un po' di tempo fa, un po' di pulizia, avevo proprio buttato delle cose vecchie, però comunque sono rimaste cose interessanti secondo me, e avevo pensato di fare due video, quello dedicato solo alle palette e quello dedicato solo ai prodotti labbra. Quindi oggi iniziamo con, diciamo, la prima parte di questa cosa, che è il primo settore, che è appunto questo delle palette, o anche dette negli anni 90 trousse, le famose trousse di pupa. Allora, dovete sapere che io avevo pensato di fare appunto questo video e sapevo di non avere qui, perché per motivi di spazio qui non mi entrava, una vecchia trousse di pupa. Quelle, vi ricordate che si aprivano al libro e c'era tipo il mondo delle fate? Avevo anche quella, ma io vi dico, vi giuro, l'ho cercata tanto per tutta casa, l'ho cercata anche in garage, ma non sono riuscita a trovarla e non capisco dove possa essere finita. Sono sicura di non averla buttata, però non l'ho più trovata, quindi mi dispiace, ma quella non riesco a farvela vedere. E ci tenevo a farvela vedere anche quella, perché comunque è un cimelio importante che poi fino a pochi anni fa era presente proprio anche nella mia makeup collection, nel mio bagno praticamente, stava lì. E io non so che fine le abbia fatto fare, perché a un certo punto avevo fatto un po' una sistemazione e mi dispiace, perché ci tenevo a farvi vedere anche. Comunque sappiate che nella mia collezione di trucchi scaduti c'era anche quella. Quindi iniziamo da questa palette che è alquanto, diciamo, distrutta, ma proprio letteralmente, cioè tipo manca un pezzetto qui, non si chiude più, manca un pezzo qui sotto. Sinceramente non so nemmeno che cosa le sia successo, non me lo ricordo. Praticamente non c'è più nemmeno lo specchio. Questa palette di Hello Kitty, che è carinissima e che tra l'altro io utilizzavo anche nei miei primi video, quando facevo video di make-up, l'ho utilizzata anche parecchio, comunque c'erano colori che mi piacevano, che scrivevano. Questa praticamente è proprio della marca della Sanrio, proprio quella ufficiale, insomma, di Hello Kitty. Cioè, questa è Hello Kitty con la felpa, col cappuccio, è veramente molto molto carino. Ci sono anche due pennellini che tra l'altro sono anche stati usati, e truccarsi con questi pennellini non è semplice, e conteneva tutti questi colori che non sono male, cioè ve l'ho utilizzata veramente tanto, non sono male. Allora, ci sono ombretti, questi presumo siano dei gloss, c'è anche un oro un po' cremoso per dare luce, e questi sono credo un illuminante
bronzer e due blush. Quindi la palette comunque è veramente completa, c'era di tutto, anche il nero, il bianco, era veramente top, infatti è molto utilizzata e io la conservo perché, cioè, raga, nonostante sia distrutta, è troppo troppo carina e questa ha i suoi begli anni, più di 10 sicuro. Poi ho questa trousse, perché credo che all'epoca anche queste si chiamassero trousse, di Deborah, a forma di fiore, non si legge più nulla, però dovrebbe essere la misura large addirittura, quindi c'erano più versioni probabilmente di questa palette, di questa trousse. Vediamo com'era, non me la ricordo sinceramente. Quindi, come si apre? Ah, l'ho aperta. Notate quanto io sia brava, perché c'è ancora anche la plastichina originale, quindi c'è lo specchio intatto e già che dopo tutti questi anni, perché anche questa l'ho utilizzata, è intatto, è tanto, e questa praticamente si apriva in questo modo. Cioè, a me sembrava veramente che queste palette fossero la bellezza. Io mi ricordo la prima che ricevetti di Pupa, non ce l'ho più ovviamente, perché veramente vi sto parlando degli anni 90, inizio anni 90. Mi ricordo che in occasione, non mi ricordo se era del mio compleanno o del Natale, comunque quelle feste lì, io faccio l'anno a novembre, Natale è a dicembre, quindi quel periodo lì, quando avevo iniziato le superiori, quindi che avevo 15 anni, mi ricordo che il mio desiderio più forte era: speriamo che la mia compagna di banco mi regali una trousse di Pupa. Le desideravo tanto, non ce l'avevo mai avuta e mi arrivò, me la regalò davvero. Era, la forma non me la ricordo, forse era a forma di nuvola se non sbaglio, o di margherita, però aveva al centro anche tre profumini e mi sembrava bellissima, bellissima, non ce l'ho più ovviamente. Comunque questa si apriva in questo modo e quindi c'erano tutti questi ombretti che, come vedete, sono veramente molto molto utilizzati. E anche questa, nonostante non avesse una scrivenza eccelsa, ma si nota un po' anche dai colori che sono veramente molto molto pallidi, però l'ho utilizzata veramente tanto. Diciamo che io non avevo bene in mente, quando mi truccavo, a cosa servissero le terre, essenzialmente. Da notare comunque che anche le spugnettine qui sono utilizzate tanto, e non capisco perché io mi ritrovi ad avere questi colori chiari così, con questi, capito, anche un pennellino. Da notare che il pennellino questo, che dovrebbe servire a fare, diciamo, il contouring, è completamente intatto, quindi io non avevo idea di cosa fosse un contouring. Ma io devo capire perché, tipo, no? Anche questo colore qui illuminante, che dovrebbe fungere da illuminante, è comunque scavato con qualcosa, credo le pinzette per le sopracciglia probabilmente, e lo stesso anche questo. Chissà perché facevo una cosa del genere, non me lo ricordo. Comunque i colori meno utilizzati delle palette sono appunto questi, perché io forse non avevo proprio idea di cosa fosse una terra, un bronzer, di cosa, a cosa potesse servire. Poi ho due palettine, perché solo una non mi bastava, della Rimmel, tra l'altro. Da notare che praticamente questa, la storia me la ricordo, che questa è la prima che avevo preso, rotta ovviamente, con la spugnettina ancora qui, che conteneva appunto questi colori, che comunque sono veramente scavati e usati. Quello al centro non c'è più, non so se sia perché era caduto e si è distrutto. Quindi comunque questa palettina mi era talmente piaciuta tanto che l'ho presa anche nuova, e questa è veramente letteralmente nuova, credo proprio veramente usata forse una volta, ma giusto per il colore centrale, che poi tra l'altro non sono nemmeno colori tanto 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 brutti, però pensate, scadenza 30 mesi, 30 mesi che sono 24
4, meno di 3 anni praticamente, 2 anni e mezzo, io ce l'avrò da 1000 anni. E poi un'altra, andavo pazzi, se vedete, perché queste mini palettine, molto usata anche questa, della Rimmel, sempre della Rimmel, forse perché queste le trovavo tipo in farmacia, erano molto comode, piccole e facili da trovare, con questi colori un po' sul violetto, sul grigino, ma comunque, però questa sì, mi ricordo che scriveva, questa non è che fosse proprio scriventissima, però insomma l'ho utilizzata un bel po'. Poi ho, vabbè, qui c'è questa spugnettina della Kiko, così giustamente qui, non la butto perché sembra brutto buttarla, ma quando mai riuserò questa cosa tutta impolverata? Probabilmente mai, però non la butto, aspetto che si disintegri da sola, perché tanto la sua fine sarà quella, che un giorno si disintegrerà da sola. Poi ho questa pure non la butto perché è stato uno dei miei primi regali di anniversario e quindi ci sono affezionata. Era sempre appunto questa trousse a forma di cuore ovviamente e si chiama Pupa Cuore, e la mia era la versione 1 Plus E, e praticamente si apriva e anche qui c'è la sua plastichina ancora originale e conteneva il suo profumino che ancora c'è e adesso io provo ad annusarlo, se svengo vuol dire che avrò esalato qualcosa di tossico, cioè ancora profuma, c'è un retro odore di alcol, vagamente di alcol, però c'è anche una leggera fragranza. Comunque io adoravo queste mini boccettine di profumo, cioè erano troppo troppo carine con tutti questi fiori sopra, un po' ingialliti ovviamente questi, però a me piacevano tantissimo, mi sembrava di mettere chissà cosa. O anche qui c'è questo colore rosa tutto scavato, ma probabilmente perché mi si indurivano questi colori, non lo so, e finiva quindi che io li scavassi. E questi che non ci sono più, non so se è perché li abbia finiti, forse, chi lo sa, chi se lo ricorda. Da notare anche qui il blush bronze quasi intatto, perché io proprio non sapevo cosa fosse, e c'erano anche due gloss, questo un po' usato ma l'altro proprio nuovo completamente, pieno di piccoli glitter, insomma. Comunque anche questa l'ho stra usata. Di bello c'è appunto che io comunque le ho veramente usate. Poi un'altra trousse che ho della Pupa è questa, il mitico Angelo, e questa infatti era 05 Fashion, è il mitico Angelo, che questo regaletto sempre del mio anniversario, quindi insomma ci tengo. Qui la plastichina non c'è più, c'era il suo bello specchio. Allora, questo era fatto in questo modo, che si apriva a nuvolette, così, così e così. Allora, oh, qui c'è la sorpresa. Allora, qui abbiamo praticamente questi, anche questa è molto molto usata, due colori di ombretti, violettino e questo color rugna. E questi due prodotti cremosi, che sinceramente non ho ben capito cosa potessero servire, forse erano tipo illuminanti, per illuminare un po' forse tipo qui nell'occhio, ma non si sa. Poi da notare, io vorrei far notare, che si sta disintegrando letteralmente questo, cioè questo secondo me, ad analizzarlo al microscopio, uscirebbero fuori delle belle sorprese. Da notare che c'è anche la sua bella matitina nera semi distrutta, e anche qui c'era una specie di blush bronzer usato. Questo violetto mi ricordo mi piaceva tantissimo, questo, io adoro, mi è sempre piaciuto il colore viola sugli occhi. Anche questo è usato, è una specie di gloss trasparente pieno zeppo di glitter azzurrini,
ed è abbastanza usato, chissà dove lo mettevo, forse sulle labbra, non lo so. Ho rimosso completamente il ricordo. Poi da notare qui che questo bronzer è quasi finito, quindi questo l'ho usato tanto, come non si sa, ma l'ho usato tanto. Poi c'era questo celestino chiaro in altro ombretto e un altro appunto specie di gel semi trasparente con dei glitter, anche qui non si sa bene a cosa potesse servire, però io l'ho usato. Anche questa palette l'ho stra usata e mi ricordo che mi piacevano tantissimo questi colori. Ultimo cimelio, ma non per importanza, anche questo è sempre un regalo di anniversario, quindi insomma lo tengo anche per questo. Il mio era 01 Bispetto Ice, l'orsetto ben rifinito, come vedete aveva addirittura anche il tieni gilet, insomma, no, quella cosa che c'è dietro per tenere il gilet, cioè fantastico, mi piaceva tantissimo anche questo e infatti si vede. Allora, questo praticamente si apriva così e aveva i suoi belli ombretti tutti sui toni celestini e azzurrini e addirittura due matite, di cui una nuova praticamente, che forse questa matita color grigino celestino grigino io non sapevo bene come usarla e quindi praticamente è nuova. Questa nera l'ho temperata forse due volte, ma essenzialmente non le usavo queste matite per paura che finissero. Ok, e i due spugnettine, anche queste che si stanno autodisintegrando, le tengo qui per non creare casino in giro. E insomma, anche questi, come vedete, sono colori che io ho usato veramente tanto e nonostante la scrivenza non fosse eccelsa, li usavo. Anche qui c'è questo color celestino ghiaccio un po' cremoso che non si capisce bene a cosa potesse servire, che però risulta usato, quindi io in qualche modo lo usavo. Forse questo poteva essere usato come base sulla palpebra, ma io non penso che lo usassi in questo modo così intelligente. Forse l'ho fatto qualche altro uso che è bene dimenticare perché non sarà stato uno spettacolo a vedermi. E quindi niente, il contenitore questo delle trousse barra palette barra cimeli è concluso e quindi io adesso rimetto tutto al suo posto, perché non sia mai che cioè mi si perda qualcosa, perché cioè a me sta cosa comunque io non trovo più, questa qui a forma di libro mi fa diventare matta, perché ci tenevo a farvela vedere e comunque è una cosa che io ho. E siccome io sono comunque gelosa delle mie cose, il fatto di non trovarla più mi inquieta. Mi rende un po' inquieta, sì. Ok, io rimetto tutto a posto nel limite del possibile e tutto ciò che si è distrutto, ma è tutto praticamente distrutto. Io rimetto via anche la spugnetta questa della Kiko perché è un ricordo. E quindi niente, se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere e prossimamente, forse anche domani, non lo so, mo vedo quando ho tempo, faccio quello del reparto rossetti perché sono curiosa di vedere che cosa c'è lì sotto. E quindi niente, io vi ricordo di iscrivervi se non siete iscritti, di cliccare anche sulla campanella così sarete informati quando pubblico nuovi video e di seguirmi anche sui social, sotto trovate tutti i link nell'info box, soprattutto Instagram dove sono un pochino più attiva e ci vediamo al prossimo video. Io spero che questo video vi sia piaciuto e se sì fatemelo sapere anche con un like, qualcosa. Ciao.